Ciao, guarda che dovrò. No, dai, scherzo. Allora, oggi volevo fare questo tag, Harry Potter tag, che ho visto fare in svariati video da altre YouTubers. E sono 30 domande, quindi sono tantine, quindi cercherò di spingere un pochino. E ok, partiamo la prima. La prima domanda è: quando e come hai conosciuto Harry e il suo mondo? Quando ho conosciuto Harry e il suo mondo, io avevo 11 anni, esattamente la stessa età degli attori, quindi sono cresciuta con loro praticamente. E sono cresciuta con loro e ho finito questo ciclo comunque sempre con loro. Poi, in che ordine hai letto i libri? Allora, io ho iniziato a leggere i libri dal quarto. Lo so, comunque ho iniziato a leggere i libri dal quarto e da lì in poi, quinto, sesto, settimo, e poi ho ricominciato dal primo, secondo e terzo. So, è una cagata allucinante, però. Poto. Niente, poi la terza domanda: qual è il tuo libro preferito? Il mio libro preferito, potrei dire che, non lo so, anche perché è difficile dire un libro preferito alla fine, perché sono tutti, quindi potrebbe essere Il prigioniero di Azkaban, perché comunque non lo so, perché particolarmente mi è piaciuto quello e rimane quello, nel senso che non posso dire neanche un libro preferito. Poi, il mio personaggio maschile preferito, ovviamente il professor Lupin, e il mio personaggio femminile preferito, ovviamente Tonks, Nymphadora, in cui mi ci ritrovo moltissimo, e non a caso il mio nickname è un omaggio a lei. E niente, poi la sesta domanda: voto al tuo libro preferito da 1 a 10? E 9. 9, sì, perché comunque non dico che non posso dare il 10, però comunque un 9 io do. La migliore trasposizione cinematografica e la peggiore? La migliore direi l'ultimo. L'ultimo film, cioè comunque riguardante il settimo libro, I tuoni della morte, mi è piaciuto molto perché comunque essendo stato suddiviso in due parti hanno messo più particolari, più cose, anche se non sono stati del tutto, non hanno seguito proprio tutta la linea esatta del libro, ma comunque. E la peggiore invece direi il Principe Mezzosangue, che sinceramente mi aspettavo molto di più, e hanno tolto tutta la parte in cui Piton e Lily comunque si frequentavano e tutta la storia che c'era sotto prima di Lily o di James, Sirius e tutti gli altri, insomma. Quello mi ha un po' deluso, diciamo. Poi, qual è l'ambientazione migliore? L'ambientazione migliore secondo me è quella fatta nel castello. È bellissimo, è suggestivo, mi piace tantissimo. Qual è il tuo Weasley preferito? Il mio Weasley preferito è Ginny, perché ha avuto sempre un carattere forte e ha sempre inseguito il suo sogno di stare con Harry e non ha perso mai la speranza e alla fine ce l'ha fatta. E quindi lei. E il peggiore? Cioè, quello che non riesco neanche a sentire nominare è Percy, perché comunque è stato veramente uno stronzo, scusatemi, ma è stato così, anche se poi alla fine
fa pace con tutti, ma ciò non toglie che è stato uno stronzo. Mi sta sulle balle, lui è insomma. Poi, la creatura fantastica preferita. Mia creatura fantastica preferita. Oddio, non lo so. Potrebbe essere l'ippogrifo. L'ippogrifo, sì. Bellissimo. Poi, mangiamolte preferito. Mangiamolte preferito, diciamo che non ho mangiamolte preferito, però se proprio devo scegliere, non so, oddio mio. Potrebbe essere Lucius Malfoy. Non so. Sì, lui va bene. Anche se non è vero, però sì. Poi, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Allora, io passerei ore e ore e ore e ore a fare incantesimi, a leggere nuovi incantesimi. Sì, a fare incantesimi. Direi quello, soprattutto difesa contro le arti oscure, mi piacerebbe molto stare lì a studiare tutto il giorno quello, tutti i nuovi metodi, i nuovi incantesimi. Poi, la 12, no, questo l'ho già fatto. 13, quale tra i Big 7 è il tuo preferito? Cosa sono i Big 7? Forse i film, il mio preferito, e come ho già detto, è l'ultimo, comunque, boh, non capisco cosa sono i Big 7, comunque sì. Professore di Hogwarts preferito, il professore di Hogwarts preferito, insomma, direi Lupin, rimango fedele a quello che comunque avevo detto prima. Incantesimo preferito. L'incantesimo preferito. Il telefono mi suona. Il mio incantesimo preferito potrebbe essere Expecto Patronum. Sì, perché io odio il freddo. Ogni volta che viene freddo mi sembra sempre che ci siano i dissennatori, quindi mi piacerebbe fare un Expecto Patronum per mandare via i dissennatori cattivi. Poi, hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? Oddio, non so neanche se esistono libri su Harry Potter non scritti dalla Rowling. Sinceramente non lo so, quindi non ne ho. Boh, non lo so veramente. Poi, hai mai partecipato a un raduno potteriano? Dove? Purtroppo no, mi piacerebbe molto parteciparvi anche per conoscere nuova gente che comunque ha la mia stessa passione e fare nuove amicizie comunque non guasta mai. Poi, hai qualche gadget potteriano? Cosa? Ne ho un bel po'. La collana dei doni, bellissima collana dei doni. Questa maglietta che ho preso a Londra, al binario 9 e 3 quarti di King's Cross. Queste bacchette bellissime, fatte da mio papà, bellissime. Bacchette ovviamente di Ninfadora. Questa bellissima collana giratempo, bellissima. Poi sempre a Londra ho comprato le gelatine tutti questi più uno, fanno veramente schifo. Alcune no, sono buone, però oddio, fanno schifo. Ho preso anche una cioccolana, ho trovato dentro una figurina, vediamo se riesco. La figurina, ecco qui. Ho trovato dentro questo che è Hagrid,
Benissimo, altri mi sta facendo tutto fantastico. Succede di tutto qua. Ok, siamo fatti. E comunque dicevo, ho trovato Hagrid e cosa importante. Il gadget più bello di tutti è questo bellissimo tatuaggio che ho voluto fare perché comunque è una cosa che sento sulla mia pelle, che sento nel mio cuore e qua mi si è aperto di nuovo tutto. Ma che cavolo, ecco. E basta. Poi, citazione preferita. Citazione preferita, di solito mi piacciono tantissimo le citazioni di Silente. Per esempio, non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere, cosa molto vera e che sento mia anche questa, molto bella. Poi, chi avresti voluto che non morisse? Chi avresti lasciato morire? Allora, non avrei voluto che morisse, sinceramente, Dobby. Mi è dispiaciuto tantissimo, pianto come una cretina. E anche Pito, comunque, perché è morto proprio quando tutti noi, leggendo, abbiamo capito che non era poi così malvagio. E invece chi avresti lasciato morire? Avrei lasciato morire volentieri quell'insulso di Lucius Malfoy, che non c'entrava proprio niente, una persona che non sentiva di niente, quindi ecco. Poi, ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come l'avevi immaginato? Sinceramente non mi aspettavo un finale diverso. Boh, così come è stato, io sinceramente sono, mi è piaciuto, cioè non sono rimasta assolutamente delusa, quindi va bene così. Poi, materia preferita, quella che non studieresti volentieri. Materia preferita, direi difesa contro le arti oscure. Quella che non studieresti volentieri, forse pozioni, potrebbe cose, calcoli, non calcoli, insomma, non sono molto quella della matematica. No, no. Poi, gufo, gatto, rospo. Beh, direi gufo perché comunque un gufo ti porta le lettere, anche se comunque un volatile che continua a svolazzarti qua di là, ti lasci tutte le cacchine, però insomma tutti gli animali lo fanno, quindi gufo. In che casa vorresti essere smistata? In quale ti rifaresti? Ti rifiuteresti di andare? Allora, io ovviamente sono tasso rosso e rimarrò tasso rosso finché morirò. E rifiuterei di andare in Grifondoro perché non mi piace. Mi sa tanto di figliettini, cioè, oddio, figliettini, nel senso, sono figliettini pieni di sé. Non mi piace molto, mi piace di più essere una tasso rosso, un po' svampita, un po' pasticciona, mi piace essere così. Poi, sei iscritto a Pottermore, ti piace il sito? Sì, sono iscritta, non mi entro da tipo un anno. Sì, mi è sempre piaciuto quel sito, ci ho giocato tantissimo, ma adesso per vari impegni non entro più, quindi non so neanche se ha avuto modifiche o cosa, mi sa che andrò a vedere perché è interessante. Poi, cosa pensi di quelli che dicono che Harry è solo un libro? Harry Potter è solo un libro? Allora, solitamente non è che mi dicono Harry Potter è solo un libro, mi dicono Harry Potter è da bambini, cioè è da bambini, che cosa non è da fare? No, non è da bambini. Harry Potter non è da bambini. Voi siete dei grandissimi teste di che non capite niente. Ok? Ok. E basta, quindi farei una Avada Kedavra o un crucio, così soffrono e stanno zitti. Poi, hai letto Animali Fantastici, qui dice Attraverso Secoli o Fiabe di Bidelbardo?
Ho letto qualcosa delle fiabe di Guido Edoardo. Bellissimo. Spero tanto di riuscire a trovare anche gli altri due. E adesso dovrebbe uscire anche il film quest'anno, quindi di Animali Fantastici lo vedremo. Magari se riesco a trovare prima il libro, vediamo. Poi, qual è il tuo dono della morte preferito? Vedere il mantello dell'invisibilità così posso andare a spiare tutti quelli che mi stanno sulle palle, fanno i dispetti. O spiare anche una persona di cui non mi fido molto particolarmente e vedere cosa fa, cosa non fa. No, scherzo. Comunque, lo farei. Poi, coppia preferita della saga, quella che non approvi. La mia coppia preferita, mi direi Tonks Lupin, ovviamente, la mia coppia preferita da sempre. Io ci ho sempre sperato in questa coppia fin quando non è successo davvero e sono rimasta molto contenta, e shippando da prima. E quella che non approvo, non saprei perché. Non ce n'è una perché, come ho detto prima, comunque io seguo la linea della Rowling e non disapprovo niente di quello che ha fatto, che ha scritto, che ha pensato, che ha creato, questa mente fantastica della Rowling. Poi, ecco, ultima domanda. Se potessi parlare con Zia Jo, cosa le diresti? Le stringerei la mano e le direi: complimenti, sei una grandissima donna, una grandissima mente e davvero, non so, cioè, se la incontrassi non saprei davvero cosa dirle perché sono. Io la ammiro moltissimo per quello che è riuscita a creare, per quello che è riuscito a fare a mezzo mondo comunque. E a quelli della mia età, ma anche quelli che l'hanno seguito da dopo e si sono appassionati, hanno aperto un mondo e questo mondo ci ha fatto sognare e ci ha fatto crescere comunque, perché è una storia che insegna comunque dei valori e insegna dei valori. Comunque io non sono mai stata particolarmente una gran lettrice, quindi mi ha fatto bene anche dal punto di vista letterario perché non leggevo niente, cioè niente, leggevo ma non coso di dire oh voglio leggere, no. E invece con Harry Potter mi è venuta anche la voglia di leggere. Niente, questo è tutto e al prossimo tag e ciao!